told you long ago, there's a call. When it's over, so we say, it's gonna rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever yesterday and days before, the sun is cold and raining hard. I'm love, been that way all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I'm love, can't stop, I wonder. Allora Beppe, dopo un ritiro durissimo, le prime partite, le prime amichevoli, la Coppa Italia, come siete? Siete agguerriti? Il gruppo com'è? Una tua impressione un po' su questo mese e mezzo che è passato dall'inizio? Sì, no, abbiamo fatto un buon ritiro, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, partite, le amichevoli, penso che la squadra ha dimostrato di mettercela tutta e di dare sempre il massimo, e questa è la cosa che conta a due settimane dall'inizio del campionato vero e proprio. Il gruppo com'è quest'anno? Molto molto unito, si scherza molto, quindi ci sono tutte le basi e i presupposti per fare bene, ecco. Se invece dovessi trovare un qualcosina ancora da migliorare, qualcosa da perfezionare che non è ancora al 100%. Ma adesso è presto per dire cosa dobbiamo migliorare, ancora non abbiamo iniziato il campionato, sicuramente il metodo, l'unico che conosco, è quello del lavoro. Anche il mister lo conosce bene. Sì, sicuramente, quindi sta a noi adesso mettere in pratica tutto quello che abbiamo immagazzinato in questo periodo di pre-ritiro. Allora in bocca al lupo e buon inizio campionato e buona partita col Napoli soprattutto. Crepi, grazie. Grazie a te, ciao. Grazie Beppe. Rino, grande piacere innanzitutto vederti a Cesena in pianta stabile, che per noi tifosi è una cosa importantissima. È stata fatta un'ottima campagna acquisti grazie a te, in collaborazione con tutti quanti, ma più che altro per merito tuo. Che campionato ti aspetti da questi ragazzi? Ma io mi aspetto sempre il massimo di quello che facciamo. Sappiamo che c'erano da fare i sacrifici e non abbiamo tante possibilità come tanti altri club, però mi aspetto un campionato il massimo che possa desiderare un direttore sportivo che viene a casa a Cesena dopo tanti anni. Sognare è permesso, ho un organico, abbiamo messo insieme un organico con un allenatore che ha dimostrato altre volte che forse con me non ha fatto tanto, e quindi mi aspetto il massimo e lasciatemi sognare. Abbiamo visto una squadra che migliora volta per volta, anche se ha affrontato delle squadre, diciamo, non irresistibili. Sembra già abbastanza a posto, secondo te manca ancora qualcos'altro? Vediamo un attimino, perché col mercato che è aperto fino al 2 settembre possono esserci forse qualche cambiamento, ci può essere alcuni giocatori che si debbono inserire, altri si debbono ambientare. Sappiamo come è fatto in questo momento qui, purtroppo, essendoci, ripeto, il calcio a mercato aperto, quindi molto probabilmente può darsi che sia in uscita che in entrata si debba fare ancora qualcosa. Soprattutto il problema sarebbe in uscita, perché ci sono diversi giocatori da sistemare, anche quello sarà un po' un problemino, però diciamo che per te non dovrebbe essere un grosso problema. È un grosso problema, perché si è stravolto il calcio, si è stravolto spaccandosi la Serie B con la Serie A, la Serie C, che molto probabilmente non c'è retrocessione, è un anno di transizione,
e sono tutti problemi che dopo ti vengono sopra sul calciomercato, quindi i problemi ci sono per me e per tanti altri. I tifosi sono molto contenti, dicevo, della campagna acquisti e si aspettano già, forse stanno un po' illudendo, un campionato di vertice, però con una squadra del genere che tu sei riuscito a formare, almeno dalla parte sinistra della classifica dovrebbe essere garantito. Me l'auguro, però ripeto, è giusto sognare, io me l'auguro, sarebbe una grande cosa, quindi stiamo coi piedi a terra e cerchiamo di fare il massimo. Grazie mille Rino, grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi. Allora Presidente, siamo ormai agli sgoccioli, stiamo per iniziare, adesso ci sarà l'amichevole con il Napoli e poi si comincia il campionato. Un ritiro duro, così almeno ci è stato detto e non dubito, visto conoscendo il mister. Che speranze ci sono e quali sono le prime impressioni su questo avvio di stagione? Ma io sono molto fiducioso, ho visto i ragazzi lavorare molto bene e mi sembra di poter notare dei segnali positivi. Li vedo sudare concentrati ma anche col sorriso sulle labbra e quindi questo è molto bello. Il mister ogni volta mi rassicura e mi dice che il gruppo è un bel gruppo e quindi io credo che ci divertiremo. Infatti anche gli altri ragazzi con cui ho parlato proprio continuano a sostenere questa compattezza del gruppo, questa spensieratezza, insomma una grande unione, sicuramente è una base fondamentale per la buona riuscita della stagione, comunque della squadra, del raggiungimento dei risultati. Sì, c'è da dire che la qualità del gruppo poi si vede nei momenti di difficoltà, noi non dobbiamo dimenticarci che siamo il Cesena, una società di provincia, una squadra di provincia che rappresenta la Romagna ma che comunque andrà incontro anche a dei momenti difficili e lì la qualità del gruppo sarà fondamentale, vedremo se i sentimenti di coesione sono sinceri oppure se ci sarà qualche difficoltà, però c'è da dire che noi come società siamo molto compatti e se ci sarà bisogno di intervenire magari con qualche parola dolce o con qualche tirato d'orecchie saremo presenti. Allora vedremo a un certo punto verso metà campionato di fare un punto della situazione e stabilire se erano parole sincere oppure no. Va bene, vedremo assieme. In bocca al lupo. Crepi. Grazie.